E vabbè, però manca a fa così, oh. 0-0, la Roma pareggia in Europa League 0-0 contro il CSKA Sofia. Oggi abbiamo fatto di tutto, pur di non vincere. Ci siamo inventati le peggio cose. Pedro che dalla linea di porta non tira, Dzeko che la deve solo spingere in porta e la sbaglia. Di tutto, veramente di tutto, pur di non prendere questi benedetti 3 punti contro il Real Madrid, no, il Barcellona, no, la Juve, no, no. Il CSKA Sofia, il CSKA Sofia che sicuramente sarà una buona squadra, però oggi noi dovevamo mangiargli in testa, veramente dovevamo umiliarli e invece non solo non vinciamo ampiamente, ma non vinciamo proprio, pareggiamo, anzi, partita piuttosto equilibrata perché comunque anche loro hanno avuto le loro belle occasioni per andare in vantaggio e per farci veramente male nel primo tempo. Quindi io non sono per niente soddisfatto, io non capisco, ogni volta lo ripeterò fino allo sfinimento, non capisco questo turnover senza senso in Europa League. Ci può stare per carità il turnover, ma non così. Turnover non vuol dire butti dentro giocatori senza senso che non stanno bene tra di loro. Turnover vuol dire che magari fai riposare qualcuno in maniera strategica, che ha un senso, non che butti dentro giocatori di estrae dalla tombola. Prendi chi riposa oggi? Riposa Dzeko, poi chi riposa? Riposa per tu. Non va bene così. Il turnover deve avere un senso, così non ce l'ha. Infatti, ogni volta in Europa League ci riduciamo a mettere nell'ultima mezz'ora i titolari. Oggi Pellegrini è entrato in campo benissimo, forse il migliore dei cambi, perché per il resto Carlos non mi ha convinto per niente. Dzeko si è mangiato l'immangiabile, quindi alla fine Pellegrini è quello che ha dato il fritto. Attenzione, complimenti, complimentoni a Paolo Lopez che ci ha tenuto in piedi sia nel primo ma anche nel secondo tempo. Loro hanno avuto le loro belle occasioni per andare in vantaggio e se oggi possiamo dirci quasi, anzi, io no, qualcuno potrà dirsi quasi soddisfatto del pareggio, perché io ho sentito già opinioni e qualcuno è pure soddisfatto. Se qualcuno potrà dirsi soddisfatto è solo perché abbiamo in porta Paolo Lopez, che pure come secondo, che pure come portiere di coppa è comunque affidabile e oggi ci ha salvato, perché sennò io non so oggi come andava a finire se non c'era Paolo Lopez. Perché comunque nonostante tutto rimane un portiere con la P maiuscola. Paolo Lopez è comunque forte, ragazzi. Nonostante tutto quello che è stato buttato addosso, tutto quello che è stato buttato sulla reputazione di Paolo Lopez infangata, Paolo Lopez rimane comunque un portiere con la P maiuscola e oggi l'ha ridimostrato per l'ennesima volta. Comunque, davanti alla porta noi non segniamo manco con le mani. Majoral non segna manco se lo paghi, ragazzi. Majoral non segna mai, l'abbiamo capito benissimo. Ve l'ho sempre detto, potete anche andare a rivedere i video vecchi. Majoral non segna manco con le mani, manco se gli metti il pallone in mano e deve andare dritto per dritto in porta, non segna lo stesso. Quindi capitolo gol di Majoral chiuso. Dzeko entra, Dzeko ha delle occasioni importanti, io non voglio capire, io non riesco proprio a capire, non me ne capisco come abbia fatto Dzeko a mangiarsi quel gol davanti alla porta. Assist al bacio perfetto di Pedro, Dzeko la deve solo spingere dentro, la palla è luminosa, c'è un cartello con scritto spingere, perché lì devi solo fare così e la palla entra col ginocchio, col piede, con lo stinco, con quello che ti pare. Dzeko è riuscito a lisciarla, l'ha prolungata, non capisco neanche come e perché. Comunque, alla fine la Roma pareggia contro il CSKA Sofia. Per carità, complimenti a loro, buona partita. Però io non sono per niente contento né di come Fonseca l'abbia gestita, né di come la Roma abbia effettivamente giocato, né di tutto il resto. Quindi di niente. Oggi non sono soddisfatto di una sola cosa. Forse l'unica nota positiva è l'entrata in campo decisa, forte, bella di Pellegrini. Per il resto niente, seppure rotto Smalling. E per carità, gol nel primo tempo, neanche ve lo dico, ragazzi, di Smalling, giustissimo da annullare. Fuori gioco netto di Mkhitaryan, quindi non c'è neanche a discutere perché già ho sentito polemiche alzate. Non c'è il VAR, ce l'hanno rubato. No, ragazzi, è fuori gioco è netto, quindi lasciamo perdere. Comunque, la Roma pareggio che non mi lascia per niente soddisfatto contro il CSKA di Sofia. Il video è finito, vi ringrazio per averlo visto. Vi ricordo che sarei molto, molto contento se lasciaste un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Sempre Forza Roma, ciao.